Buonasera o buon aperitivo, sono le 18 dalla redazione di Milano News, io sono Francesca Cutrone e come sapete continuiamo con i nostri appuntamenti con le dirette della redazione di Milano News, ma soprattutto le dirette del Municipio X, il nostro programma dedicato non solo ai municipi e al loro rapporto con il territorio, ma soprattutto a coloro che lo vivono. In particolare, devo dire la verità, spesso è dedicato ai nostri giovani ed è per questo che vado a invitare l'ospite di oggi. E a breve ci raggiungerà. Stavamo giusto poco fa parlando di quanto sia importante essere puntuali, di quanto fossimo felici, ci compiacessimo di essere entrambi puntuali. Vediamo se in questo caso la tecnologia dei giovani ci aiuta. Io inizio a raccontarvi di chi stiamo parlando, giovanissimo, e insisto su questo termine perché secondo me a lui piace, lo riprendiamo insieme, direttamente dal Municipio 8. Ci sta già seguendo, per cui so che c'è, in qualche modo arriverà. Intanto se avete delle domande vi ricordo che potete partecipare direttamente scrivendocele sotto nei commenti. Eccolo. Non ti sento. No. Leggiamo un bel. Ora ti Che dobbiamo sentiamo. fare senza cuffiette per forza. Eccoti Dobbiamo fare senza qua. cuffietta. E quanto cambi con i capelli corti? Hai visto? Sì, ho dovuto tagliarli perché sennò con l'estate era invivibile. Però dai, sei riuscito nell'impresa di farli crescere abbastanza. Ho seguito i progressi in qualche modo. Un po' alla volta tornano. Come va? Ah, qua tutto bene, Paolo, dicevamo, adesso stanno arrivando i nostri amici di Milano News. Il nostro ospite è giovanissimo, ho sottolineato il giovanissimo perché ci piace, oggi facciamo un po' questo termine, direttamente dal Municipio 8 con infinite deleghe, le ricordi tu? Troppe. Urbanistica, mobilità, edilizia privata, politiche sociali, salute, politiche giovanili, i vari centri di zona, centri anziani, centri di giorni disabili, eccetera, e ambiente. Ottimo, hai superato l'esame, devo dire. Studiato prima. Da dove ci parli? Che ho visto un bel Ma parchetto sono in verde. realtà mi sono dovuto fermare di corsa perché ero in ritardo tra due cose, e quindi sono appoggiato al muro del Cimitero Monumentale di Milano, in questo momento. Se questo è Facciamo anche un po' di storia dell'arte in questa il puntata. Il municipio 8, diciamolo comunque, il municipio. Per chi non lo sapesse, Municipio 8. Allora, vedo che ci segue la Giulia Pelucchi, presidente del Municipio 8, che è il tuo capo, temutissimo. Mi controlla sempre, Ecco. così. Con lei l'altra volta abbiamo parlato, ormai qualche settimana fa, di Montagnetta Live, che poi è cresciuto, ha avuto successo. Cos'è Montagnetta Live? Ma mi racconti com'è andata, perché ora è finita. L'8 ottobre abbiamo avuto l'ultima serata, giusto? Esattamente. Devo Ma sapere perché. Montagnetta Live parte da un'idea molto semplice. Noi abbiamo tutto un grande quartiere, che sono forse due quartieri, il Gallaratese e il QT8, che sono meravigliosi, immersi nel verde, ma non hanno spazi di aggregazione per la mia e la tua generazione. E c'è Che è un la stessa, luogo che viene, lo che è la sottolineo. stessa, beh, ma volevo fare come se tu fossi ancora più giovane, volevo, insomma, davanti al grande pubblico. E il tema è che però ci sono alcuni luoghi che in assenza di luoghi normali in cui potersi aggregare, conta che al Gallaratese il luogo in cui ci si prende una birra di solito è il Carrefour 24 di Uruguay, per capirci, diventano dei luoghi in cui ci si aggrega in maniera non per forza sana. In Montagnetta succede questo, succede che la volontà dei ragazzi di potersi vedere, bere una birra, ascoltare la musica, magari fare musica, eccetera, si trasformava in delle feste, magari il martedì fino alle 4 di mattina, tenendo sveglio tutto il circondario. E la reazione dei quartieri era quella di dire basta, no? Mettiamo la polizia, recintiamo il parco, mettiamo le forze dell'ordine, addirittura i militari.
Il problema è che questa soluzione, oltre ad avere un costo enorme, perché la montagnetta è un po' grande da gestire, non risponde al vero bisogno primario, che non è quello di stare in piedi fino alle 4 di mattina, ma è quello di avere un luogo in cui aggregarsi in maniera sana. Allora, noi abbiamo provato a ribaltare questa narrazione, abbiamo messo un cospicuo finanziamento del municipio per organizzare in maniera legale nell'anfiteatro che c'è in montagnetta. Chi la conosce sa di cosa parlo: uno spazio meraviglioso, tutto un declivio naturale d'erba con al centro una piastra pavimentata. Degli eventi legali con cultura, stand-up comedy, mercatino dell'usato, band che suonano dal vivo, jam session e poi anche la parte di DJ set. Mi bevo una birra, mi bevo qualcosa. E abbiamo dimostrato che con questi eventi tu puoi sostituire a un modello illegale che disturba il quartiere, che lascia rifiuti ovunque, che va avanti in orari in cui la quiete pubblica poi viene disturbata e che semplicemente non rispetta una caratterizzazione del suono, per cui il suono arriva ovunque e tiene svegli tutti. Un modello in cui se orienti le casse nella maniera giusta e lo fai all'anfiteatro, puoi suonare fino a tardi, non lo sente nessuno e quindi il quartiere riesce a dormire. Viene fatta la differenziata, tutta la parte di rifiuti viene gestito, il verde pubblico non viene danneggiato e fai produzione culturale in maniera seria. L'ho fatta lunga, ma è stato un successo. Abbiamo avuto centinaia di persone tutte le sere. Devo ringraziare, devo dire, le associazioni perché è un bando, no? E quindi è stato gestito da tutta una serie di associazioni del territorio. Anche questo, penso sia molto bello dire, tutte associazioni della mia e tua età. Ragazze e ragazzi tra i 18 e i 25, massimo 30 anni, che si sono occupati di tutto, dalla parte sonora, alla parte pratica, al montaggio del palco, alla somministrazione, seguendo ovviamente tutte le regole legali, dimostrando quindi che è fattibile, anche se la burocrazia è un po' tanta, fare queste cose in maniera sana e legale. Certo, anche perché il punto che ci piaceva molto era proprio questo, cioè te l'hai toccato ora, dare spazio alle associazioni, perché Milano è molto ricca da quel punto di vista, cioè di giovani che comunque si mettono insieme per fare cose belle. E la stiamo dicendo molto male, ma la diciamo giusta. Il fatto che l'amministrazione ci sappia aiutare dandoci le indicazioni giuste per dove usare poi le varie competenze, questo è il valore aggiunto. Montagnetta Live è stato uno di questi esempi. Che risposte avete avuto, non solo a livello di partecipazione, ma anche magari da altre generazioni, cioè commenti, percezioni, se effettivamente hanno un po' cambiato il senso di quel vissuto lì? Allora, sicuramente una cosa che la Presidente Pelucchi fa notare spesso è che il Q18, che ha un altro problema, che è quello della prostituzione massiva, quando tu hai un aggregatore in quartiere per cui le persone devono raggiungere un luogo e quindi passano spesso di là, si ha un calo del numero di donne che vengono, devo dire, obbligate a prostituirsi, perché come sappiamo purtroppo la prostituzione in strada in Italia è quasi tutta vittima di tratta. E quindi c'è più sicurezza anche in quartiere. Questa è una cosa che hanno notato tanti cittadini che ci hanno scritto. E poi soprattutto abbiamo tolto il fenomeno illegale, cioè tanti cittadini ci hanno detto: ah, ma a settembre non ci sono state feste. E certo, perché se c'è tutto il giorno la gente che monta legalmente con la polizia locale che viene addirittura a dare una mano perché deve controllare le varie norme di sicurezza, è difficile che si possa allestire contemporaneamente un evento illegale, no? Che non rispetta invece il quartiere, l'ambiente, eccetera. Per cui abbiamo avuto un ritorno molto positivo. È stato positivo anche il ritorno che non abbiamo avuto, cioè tutti i cittadini che non ci hanno scritto. Noi eravamo abituati a ricevere centinaia di mail di disagio e non le abbiamo ricevute più. Quindi non sappiamo se quei cittadini si sono accorti che degli eventi c'erano, ma erano legali. Anzi, magari dovremmo fare un volantino per raccontarglielo, però sicuramente non hanno vissuto più un disagio. Sulle associazioni, da loro abbiamo avuto dei riscontri ovviamente molto positivi sul progetto e sono molto contenti di averlo fatto con noi. C'è sempre qualcosa in più da fare sulla burocrazia, devo dire. Gaia Romani, come assessora comunale, ha aperto con le PIZ, le piccole iniziative diffuse, a rendere più semplici per le associazioni, per i gruppi informali di persone, fare delle cose negli spazi pubblici in maniera legale. È una cosa molto bella e a cui noi come Giovani Democratici abbiamo lavorato a lungo, però oltre a questo, e Gaia ci sta già lavorando perché è bravissima, c'è da fare ancora di più, cioè da deburocratizzare anche gli eventi un po' più grandi, perché altrimenti diventa molto difficile per delle associazioni di persone volontarie riuscire a stare dietro a tutta la burocrazia che viene richiesta. Ecco, assolutamente. Tra l'altro, devo leggere i commenti perché una diretta al succo è questo. Giordano ci dice: Montestella, progetto top, un impegno pazzesco della giunta di Municipio 8, che, di cui apprezziamo sicuramente l'operato. Io sono stata una delle fan più vivide di questo progetto. Ma perché ti dico, ti faccio un po' di gossip? In realtà, ho avuto modo di parlare con qualche giornalista inglese che vive qua a Milano e la montagnetta è molto gettonata, ci cioè è presa come esempio.
Io della milanesità, cioè del darsi da fare, dell'impegnarsi, agli altri, per dire ok, ma i ragazzi continuano a darsi da fare in questo caso. Cioè, non solo abbiamo un monte a Milano che ha una sua peculiarità, però lo utilizziamo in maniera giusta e diamo spazio quindi alle realtà giuste. E sostenibile, perché come dici tu, facciamo la raccolta differenziata e quindi rispettiamo l'ambiente. Interessante da andare avanti appunto sul lato delle associazioni, magari poi ti racconterà Gaia come stavo lavorando. Dico che l'anno prossimo noi vorremmo che il palinsesto di Montagnetta Live riguardi tutto l'anno, quindi sia la primavera che l'autunno. E stiamo lavorando per avere i fondi e la possibilità di fare un bando che, insomma, raddoppi l'impegno di quest'anno. Ottimo, e quindi insomma immagino più associazioni. Sì, ci immaginiamo a questo punto un gruppo ancora più grande, probabilmente già oggi erano 6 associazioni diverse. Però è evidente che appunto per gestire così tante serate ne serviranno tante. Intanto qui segnaliamo subito all'assessore Galesi che bisogna fare la pulizia dalle zanzare perché mi stanno mangiando, quindi lo diciamo in diretta, manderemo la disinfestazione davanti al cimitero monumentale. E scusami una breve parentesi. No, è Sì, ne serviranno importante, altri. anzi ci piace aiutare la giunta comunale. Esatto, mi hai fatto scoprire un altro problema da risolvere, vedi? Grazie a Milano News. No, dicevo, capiremo se fare infatti più bandi o un bando unico per assegnarlo a un unico grande gruppo di associazioni o a più gruppi separati le 2 stagioni. Perché poi guardate che è anche pesante, cioè col fatto che in Montagnetta non si può lasciare nulla, perché non c'è un deposito o niente, vuol dire che ogni sera dalle mezzanotte e mezza, l'una, fino alle 3 del mattino, i ragazzi smontavano tutto, il palco, il generatore, il sistema di... cioè tutto. E non è banale. Vi devo dire, Lavoro ci vero e piacerebbe. È un lavoro vero e proprio, e infatti la parte di lavoro poi va pagata anche se sono associazioni. E ci piacerebbe pensare con gli oneri di urbanizzazione di City Life, che sono destinati, come sai, più di 3 milioni di euro a mettere in sicurezza in Montestella, che è un posto bellissimo, ma è un parco costruito sulle macerie, quindi ha tutta una serie di problemi di invarianza idraulica, eccetera, che vanno sistemati. Provare a portare almeno l'allaccio dell'elettricità lì nell'anfiteatro, in modo che sia un po' più agevole fare gli eventi. Oggi devi portarti un generatore di cui poi devi fare il certificato antincendio, cioè un po' più complicato. Ecco, queste sono le chiacchierate che ci piacciono con l'amministrazione perché ci fanno capire poi cosa c'è dietro la creazione di un progetto, che è quello che sembra banale perché noi da cittadini partecipiamo semplicemente, quindi godiamo un po' del risultato, dietro c'è molto lavoro e molto coinvolgimento, per questo che diciamo la burocrazia è difficile, ma perché comunque ci sono vari step per tenere conto. È così, dall'altro lato devo dire a volte il pubblico in Italia tende a essere molto bravo a complicarsi la vita da solo. Noi cerchiamo di, come municipio, di fare da filtro tra le associazioni e le procedure, non tutte, alcune sono molto agevoli, qualcuna le è un po' meno, e lì è importante come amministratori e amministratrici dare una mano alla cittadinanza, perché altrimenti poi giustamente la cittadinanza non riesce neanche a capire come muoversi per fare le cose, e quello è un fallimento di tutti. Certo. Allora, direi che quindi questo esempio, no, dato dalla nostra Montagnetta Live è un esempio positivo che è piaciuto. Ha fatto parlare troppo di sé in positivo, quindi in questo caso non troppe lamentele, lo riproporremo e allora aspettiamo le novità per capire a chi rivolgere questo messaggio, quali saranno le associazioni interessate, come si lavorerà per una nuova e più lunga stagione. Però con quello che è il nostro altro secondo tema, che io ho stressato un po', presentandoti come grande giovane in questo caso. Perché tu hai pubblicato un post molto bello, a mio avviso, di grande riflessione, perché sei stato il giovane candidato alle elezioni appena passate, insomma, del 25 settembre. E volevo chiederti, allora, intanto sì, puoi raccontarci della tua esperienza, ma vorrei soprattutto un focus per quei giovani che non hanno votato perché non sapevano che cosa votare. Cosa c'è dietro? Cioè, cosa vuol dire partecipare anche a una campagna elettorale? Come si fa? Come si svolge? Cosa richiede? Ti sei sentito preparato? Insomma, proprio conoscerti da quel punto di vista. Io penso che una campagna elettorale a 26 anni sia una piccola follia, una campagna elettorale nazionale di questo tipo. Soprattutto una campagna fatta in un mese che inizia a metà agosto e finisce il 25 di settembre. E c'è dietro un mondo. Noi eravamo più di 50 ragazze e ragazzi solo come comitato organizzativo. Tutte persone volontarie che mi hanno dato un'enorme mano.
e perché c'era da organizzare tutto. Tu scopri in maniera a volte anche un po', diciamo, particolare di essere candidato in un collegio che va da Truccazzano a Segrate, nella provincia est milanese, e devi organizzare tutto. Intanto devi decidere cosa vuoi dire alle persone, no? E prima di tutto la politica racconta qualcosa alle persone, delle proposte, un punto di vista. Devi produrre il materiale, stampare i volantini, stampare i manifesti, organizzarti per muoverti tra 33 comuni, e quindi un po' con la bici, un po' con i mezzi, un po' purtroppo in macchina. Fissare incontri con chiunque. Ho incontrato da gruppi di tre giovani che mi avevano conosciuto su Instagram e volevano parlarmi, a grandi realtà da 500 persone in un auditorium, da aziende a sindacati, da cittadini arrabbiati per dei problemi del loro comune che io non potevo risolvere, ma che, pensando che io fossi un amministratore locale, mi contattavano lo stesso, a chi ti parlava dei temi più lontani, no? Non so, dei temi di politica internazionale, della guerra. E quindi è stato molto bello, ma c'è tantissima organizzazione, perché tu in quei 30 giorni devi ogni ora incontrare qualcuno, parlare con qualcuno, trovare il modo di far arrivare il tuo messaggio. E non è facile, in un collegio da 600.000 persone, in un mese, riuscire a parlare con tutti, anzi è impossibile, ovviamente non abbiamo parlato con tutti, però è stata un'esperienza incredibile, intanto perché ti dà molta umiltà, cioè ti fa accorgere di quanto sia complessa la vita delle persone, perché incontri forse decine di migliaia di storie di persone diverse, ti accorgi che ognuno ha il suo vissuto. E poi perché devi imparare a parlare con tutti, anche con quelli a cui non vai a genio. E non è facile, parlare con quelli con cui non vai a genio. Ma ci siamo divertiti davvero tanto. Beh, mi vengono in mente due cose. La prima, confusione. Grande confusione, ma anche cosa si intende come politica e come candidato alla Camera, no? Penso alle domande che ti sono state poste, agli interessi che hanno mosso le persone nel parlarti, e poi penso anche al privilegio di poter rappresentare, no? Cioè di fare sì che la tua voce sia quella di tanti. È stata un'emozione molto grande. C'è stata una cosa che ha contraddistinto soprattutto le prime settimane. In un paese in cui alla nostra generazione, alla mia e alla tua, tanto in politica quanto sul lavoro viene dato pochissimo spazio, perché questa cosa dobbiamo dircela, tranne in rari casi, io avevo un'ansia in più rispetto a quella di essere candidato alla Camera, che già di per sé è una cosa enorme. Quella di dire che se io non fossi stato all'altezza, in un paese in cui pochissimi giovani hanno l'opportunità di fare ciò, avrei contribuito a sostenere un pregiudizio, no? Che è quello che i giovani non sono pronti, che devono ancora fare un passo indietro, lasciare fare agli altri, e che ha portato questo paese a un problema di paternalismo gigante. Quindi io sentivo ogni giorno la responsabilità di essere il miglior candidato possibile, anche per dimostrare che la nostra generazione è all'altezza di queste cose, è all'altezza di condurre una trasmissione giornalistica, di fare grandi inchieste come il lavoro che fai tu, è all'altezza di fare politica, di rappresentare in tutti i luoghi, anche quelli più elevati come il Parlamento, i bisogni delle persone. E questo è stato un motore molto forte che mi faceva alzare alle 6 di mattina, andare a letto alle 4, dormire 2 ore e ripartire il giorno dopo, perché sentivo questa responsabilità. E anche se la campagna l'abbiamo persa, lo sapevamo, era un collegio difficilissimo che partiva molto indietro, io penso e spero che almeno abbiamo fatto onore a questo, cioè dimostrare che la mia generazione studia, si fa un sedere quadro, non è quella dei bamboccioni descritta in maniera tristissima e inaccettabile da parte di un pezzo del giornalismo italiano in televisione. Non è quella dei ciusi, non è quella che non ha voglia di lavorare, è quella anzi che ha studiato più degli altri ma guadagna meno degli altri, che è più povera delle generazioni prima di sé, che ha più paura a guardare al futuro sia in termini di indipendenza economica che in termini di paura ambientale, perché il mondo sta cambiando e noi ce ne siamo accorti, le altre generazioni no. E che quindi questa generazione combattiva, a volte senza strumenti, sta iniziando a prendersi i suoi spazi anche in politica. E spero almeno di aver passato questo messaggio, cioè che noi possiamo farlo, lo dico anche a chi ci segue, se c'è qualcuno nella nostra età, fate nel vostro mondo, che sia il lavoro, che sia la cultura, che sia l'associazionismo, che sia la politica, fate cose grandi, non lasciatevi dire che siete troppo giovani per farle, non è vero. Il mio slogan era troppo giovane per non pensare al futuro, proprio per ribaltare questa narrazione, non siamo troppo giovani, siamo quello che facciamo, siamo quanto studiamo, quanto ci impegniamo, quanto lavoriamo, quanto dimostriamo di tenere i nostri diritti, di difenderli e di costruire delle cose non solo per noi ma per tutti gli altri, e non dobbiamo lasciare alle altre generazioni di intrappolarci dentro una trappola per cui noi siamo troppo piccoli per provarci, troppo inesperti, troppo giovani. Non è così.
Anche perché facendoci si incontra, ci si scontra e si scoprono anche prospettive diverse. Quindi laddove ci sentiamo poi forse impreparati, solo facendo possiamo vincere, battere un po' quel muro e capire che in realtà ci si può preparare tutta la vita, che non si è mai veramente preparati Mai. al 100%, perché questo vorrebbe dire essere onniscienti e in realtà non è una lezione di antologia la vita, per cui insomma. Ci serve un po' di tempo, un po' di incontro e sicuramente credo che un po' portare il tuo esempio anche della campagna in sé, c'è cioè questa possibilità e la fatica anche del muoversi, del doversi incontrare, rappresenta un po' questo messaggio, no? Mi sbatto per farlo e per sentire le voci degli altri e questa cosa è fondamentale. Cioè. E poi, secondo me, bisogna anche tornare a normalizzare alcune cose della politica. Io ho sospeso per quasi un mese buona parte della mia attività lavorativa e ho un 70% della mia attività in municipio grazie a Fabio e a Giulia che mi sostituivano. Questo vuol dire che io dal giorno dopo ho dormito ancora meno che in campagna elettorale, perché dovevo recuperare sul lavoro, con le consulenze che faccio, dovevo recuperare in municipio. Cioè, fare politica vuol dire anche prendere dei pezzi della propria vita, dedicarli a una cosa che non ti porta magari a essere eletto, e però il giorno dopo dovrei tornare a fare il conto con le tue vite, no? E questa idea della politica tutta facile, piena di soldi, vorrei capire dove sono, eccetera, è un'idea un po' triste. La politica è fatica, ed è giusto che lo sia, perché provare a rappresentare, nel mio caso erano 600.000 persone, caspita, se non fai fatica a provare a raccogliere la voce di 600.000 persone, vuol dire che quella voce non la stai raccogliendo. Ma non va nascosta questa fatica. Io sono contento che alcuni miei amici mi hanno detto: caspita, ti abbiamo visto stravolto. E ci mancherebbe, se non fossi stato stravolto, probabilmente non ci stavo provando davvero. E ci piace questo termine del normalizzare, forse noi siamo quella generazione che spinge ancora di più su questo termine, nel senso che hai sottolineato un punto di nuovo, io riprendo sempre un po' le file di quello che mi stai raccontando, dicendo la politica è anche narrata male, ma allora forse possiamo con nuovi esempi capire anche il giornalismo che ruolo ha, la comunicazione che ruolo ha in questa narrazione della politica, cioè. Se ascolti la tua storia, questa storia ribalta un po' l'immaginario comune che poi abbiamo percepito. Cioè non è soldi, è fatica. E come si evolve poi, insomma, questa fatica? È raccontata male ed è ti toglie anche un po' un'anima la politica, perché il motivo per cui tante persone da tutta Italia fanno quella fatica tutti i giorni, pensa, in Italia ci sono 600 parlamentari che prendono quelle cifre altisonanti che sappiamo, poi ci sono 8.000 comuni con almeno 10-15 consiglieri comunali all'uno, quindi 100.000 amministratori locali che invece prendono le briciole, in provincia addirittura un consigliere comunale prende 50 euro al mese, no? E allora perché lo fanno? Perché fanno quella fatica se non c'è un risvolto economico? Perché politica non si fa per il risvolto economico, lo si fa perché ci tieni a ciò che è intorno a te. Qualcuno lo chiamerebbe bene comune è una parola troppo inflazionata, chiamiamolo quello che ci circonda molto semplicemente. E io ero uno di quei ragazzi che andava in montagnetta a 16 anni non capendo che quegli eventi erano illegali. Quando mi sono accorto dei disagi che portavano, uno dei motivi per cui mi sono candidato è perché volevo cambiare una cosa che a me piaceva fare, cioè poter andare ad ascoltare musica in montagnetta, ma trasformarla in qualcosa che andesse bene a tutti. E non è che nasce da molto altro Montagnetta Live, nasce molto spesso, come tutte le cose in politica, da dei bisogni, da un pezzo della propria storia di vita che poi si porta per provare a fare qualcosa che non riguardi solo te, ma riguardi anche gli altri. Ed è il motivo per cui centinaia di migliaia di persone fanno il consigliere comunale, l'assessore comunale, eccetera. Non di certo per prendere chissà quali cifre che, tolti le grandissime città, non prende nessuno. E quell'idealità è bella, cioè è il motivo per cui ti svegli, non so, io ogni tanto devo andare a fare i controlli nei cantieri perché un cittadino mi dice che un cantiere inizia prima dell'orario possibile di deroga, che è alle 7 o le 7 e mezza di mattina a Milano. Ti svegli alle 5 per andare alle 6 a Cascina Merlata a vedere se il cantiere sta rispettando le regole o no. Dici, mamma mia, che palle. Sì, è vero, non è Lì divertentissimo, per lì. però lo fai con passione perché dici, se risolvo questo problema ho un intero palazzo che non si sveglia alle 5 di mattina con i lavori davanti. E ha un valore questa cosa, ovviamente, no? E questa idealità non va tolta alla politica. Grazie Paolo, allora ti faccio prima di sapere due domande. La prima è più generale, dove andiamo ora, cioè da dove ripartiamo? E poi la seconda è se ci spoileri qualcosa sul Municipio 8 da tenere a conto. Allora, dove andiamo ora? Beh, in questo momento storico io penso che le comunità a livello locale siano la cosa più forte che rimane.
Noi ne abbiamo una, si chiamano le Giovani Democratici di Milano, ne facciamo parte io, Gaia, tanti tanti altri. Siamo un gruppo di più di 400 ragazze e ragazzi in tutta Milano metropolitana. Prima di tutto andiamo lì, ci stiamo vedendo spessissimo con loro, sono arrivate tante ragazze e ragazzi nuovi e ripartiamo a fare politica dalla nostra generazione in maniera molto orizzontale. Perché la partecipazione politica cala esattamente come cala la partecipazione alle elezioni e meno persone si occupano di politica, più la politica perde di capacità di cambiare le cose. Quindi prima di tutto bisogna convincere le persone a continuare a partecipare a fare politica. Poi dove andare è bello deciderlo assieme e non da soli, e quindi deciderlo dentro quella comunità. Per quanto riguarda uno spoiler al Municipio 8, ne faccio uno che ho fatto solo in consiglio per la giornata della salute mentale. Tu sai perché, e vi devo ringraziare per questo, ci avete dato spazio per raccontarlo, che il Municipio 8 è stato ormai quasi 2 anni fa il primo a attivare lo sportello psicologico di quartiere. Ecco, con una variazione di bilancio fatta ora nel mese d'ottobre, questo impegno diventerà pluriennale, che cosa vuol dire? Che al posto di avere un bando che può coprire solo un anno, come è di solito per i municipi, faremo un bando che per 3 anni assegnerà 3 centri psicologici di quartiere nei 3 quartieri principali del Municipio 8, è un bando che uscirà a gennaio, cifre anche piuttosto importanti per il nostro municipio, perché pensiamo che la salute mentale non può essere qualcosa che 6 mesi gestisce un'associazione, poi il bando la vince un'altra, poi il bando la vince un'altra, no? Ci vuole continuità. E penso sia una bella notizia per il Municipio 8 perché vuol dire che da gennaio-febbraio avremo per 3 anni un servizio continuativo, territoriale, pensato apposta per il territorio, calato nel quartiere, che conosce tutte le altre associazioni e realtà di quartiere perché le realtà che vincono dovranno essere del territorio, dovranno fare una mappatura dei servizi che esistono già e quindi ti possono indirizzare anche non solo a servizi psicologici ma altri servizi sociali, centri aggregativi che nel quartiere possono darti una mano. E sarà un pezzo in più su un tema, la salute mentale, che per noi giovani è fondamentale ed è un tabù che la nostra generazione ha rotto, ma che per le altre generazioni in parte ancora rimane, per offrire un servizio concreto in attesa che a livello nazionale si faccia qualcosa, ovvero lo psicologo di base, come in molti altri paesi europei. Quindi un medico, uno psicologo devono lavorare assieme nella medicina territoriale di base. Io ti ringrazio, soprattutto con questa chiusura ci ricordi una cosa, che fare le cose in grande vuol dire questo, partire dal piccolo e pensare che si può veramente smuovere un qualcosa di molto, molto più grosso e soprattutto molto importante. Grazie Paolo, ci risentiamo, ci Grazie a te aggiorniamo, davvero per questo. A direi. presto. A presto, buona serata. Grazie mille. Ciao ciao. Buona serata anche a tutti voi, noi torniamo poi con un articolo e con la puntata che è stata registrata. Ciao. Ciao!